Buongiorno amiche mie. Benvenute in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere un sacco di cose carine e ci terremo tanta compagnia. Stati a fare delle commissioni con mio marito. Io devo passare d'acqua e sapone perché devo comprare tre cose contate. Ho speso 25 euro quasi, che ho preso un sacco di altre cose. Ne avrei volute prendere altre, ma mi sono trattenuta. Ve le faccio vedere, ragazze. Nel frattempo, tra i vari acquisti di quest'ultimo periodo, ho preso questi pantaloncini con le tasche. Guardate quanto sono carini, di questa marca Admiral. Ragazze, le ho prese nel negozio Cisalfa, che credo che sia un negozio che c'è bene o male in tutta Italia, ma questa è una taglia bambini. È una taglia 12, se non sbaglio, o 12 o 14, e tipo stavano a 9,90. E ho preso questo, ho preso anche un altro paio, insomma, poi man mano ve lo faccio vedere. Praticamente è meglio che man mano che indosso i miei outfit con i nuovi acquisti, ve li mostro così, perché veramente ho comprato un sacco di cose. Anche questi calzini. Guardate quanto sono carini. E questi invece li ho presi da Teddy. Erano questo pacchetto, c'erano anche giallo fluo, molto estivi, molto carini. Eppure questi li ho presi tipo a 2 euro. Niente. Comunque, vi faccio vedere quello che ho preso da Acquestapone perché c'è qualche chicca. Allora, parto subito da questo deodorante Neutro Roberts, essenze italiane. Ovviamente, ragazze, dovevo prendere qualcosa della mia terra, quindi Siracusa. E secondo me sarà molto buono perché ho letto che c'è olio essenziale di arancia e fiori di sale. E quindi è bellissimo poi il pack e non potevo lasciarlo lì. Poi vabbè, ho preso lo sgrassatore universale, questo disinfettante della Chantecler. Poi ho preso il sapone liquido mani, questo è quello che tengo in cucina. Ragazze, questo è ottimo perché è veramente molto delicato sulle mani e veramente elimina gli odori. Quindi questo ve lo consiglio, io lo trovo solo da Acquestapone. Poi ragazze, ho trovato della Sunsilk, questo trattamento intensivo che dura solo un minuto da fare direttamente sotto la doccia. Ho preso questi perché sto iniziando, come avete visto, a fare i capelli mossi per l'estate, perché almeno riduco di gran lunga piastra, phon e quant'altro. E quindi ho preso questo e praticamente lo applicate dopo lo shampoo e il balsamo, lasciate agire un minuto e poi procedete a risciacquo. Vediamo com'è. Tra l'altro mi sembra che fosse anche in offerta, ce n'erano diverse tipologie. Poi ragazzi, all'ingresso, entrando, ho trovato questo bagno doccia, doccia schiuma, tra l'altro ideali per pelli sensibili, con la scritta Dance, e quindi praticamente non potevo lasciarlo là, ragazze. Giglio bianco e guaranà, quindi essendoci il guaranà dovrebbe essere comunque un po' energizzante. Poi ho preso un pacco di fazzoletti perché fra un po' partiremo e quindi me li voglio portare. Ho preso questi della Tempo per pelli sensibili senza profumo. E poi alla cassa, ragazze, c'erano questi a 1 euro, questi patch occhi. Guardate come si mettono, mi piacciono molto proprio perché vanno a prendere tutta la zona dell'occhio, quindi le zampe di gallina, la palpebra, diciamo la parte sotto delle occhiaie, la palpebra anche superiore. E le ho prese, erano rimaste queste tre tipologie su quattro, le ho prese tutte. E quindi ho preso questa con ceramide, idratante, antiremutriente. Poi ho preso con acido ialuronico, rigenerante, levigante e nutriente. E poi ho preso questo con la centella asiatica, idratante, lenitivo e rigenerante. 5 minuti per ognuno, quindi anche diciamo delle applicazioni molto veloci. E queste penso anche che me le porterò in vacanza. Sono le 7 e un quarto, quindi io adesso metto su i peperoni. Allora, ho un peperone per la cena di stasera. Faccio le uova con un contorno di zucchine, peperoni e patata dolce, e quindi metto sul peperone così il tempo che si cuoce poi lo spello, e poi mi faccio le zucchine e la patata dolce e basta. Quindi vado in cucina a preparare e nel frattempo faccio un brevissimo allenamento perché, ragazze, aspetto il ciclo, quindi non sono tanto in forma. Infatti, se mi vedete un po'
con questo aspetto che sembra trasandato e stanco, in realtà, ragazze, è la mia sindrome premestruale, che non so se è peggio il ciclo in sé per sé, per quanto mi riguarda, ho la sindrome premestruale. Di fatto, in sindrome premestruale io divento una persona inutile, cioè inutile no, perché ragazze, con tanto sforzo faccio le cose e mi sforzo veramente tanto perché proprio per me è debilitante. Però non riesco a fare tutto quello che vorrei fare, però va bene così, faccio l'essenziale. Oggi mi sono pulita a casa stamattina, in un paio di ore, tutta calma, ho fatto tutto, quindi mi sono anche goduta poi tutta casa pulita e sistemata. Mi metto i fornelli, poi vi faccio vedere che cosa ho preparato. Grazie, si vede che non ci sto. Nella spesa di d'acqua e sapone ho preso questa carta forno, che era in offertissima. E quindi l'ho presa, questa è buona della Domopack, e poi in realtà io ero andata per prendere sgrassatore, non mi ricordo che cosa, sgrassatore, ah, il sapone per la cucina, e questo, ragazze, questo maxi rotolo, che anche questo era in offerta a 3,49 euro, sono 550 strappi, quindi non è niente male. Buona cena amica, ho fatto questo tris di contorno con patata dolce, zucchine e un peperone giallo. Le uova, che non sono quelle, diciamo, dell'allevamento, Sono insomma del supermercato, però le avevo prese galline biologiche. felici, sono galline seccate. Speriamo che siano felici pure queste galline. Offese. E niente ragazze, buona cena. Vediamo. Come sono? Le fai sempre buonissime. Piace? Verdure. Le uova. Così stringo anche l'odore un po'. Sono completamente diverse. Diverse, sì. Però. Però per una sera così. Vabbè, per accomodare si può fare. Gallette. Così le consumo. Mio marito ha aggiunto anche la barbecue a questo barbecue al miele, ragazze, cioè. Buona. Quindi la cena era sana, la sua. Però l'ho messa poca, dai. Ci sta. Ma poca, poca, poca. Comunque, una bella idea di cena, magari non proprio estivissima. Però le verdure, queste se le fate raffreddare, sono buone uguali. Poi ho condito le patate con salvia e rosmarino, perché giustamente mi faceva notare mio marito, c'è una salvia bellissima, molto profumata. Le zucchine invece con la menta, che dovevo mettere anche nei peperoni, me la sono dimenticata, però vabbè. Alto temporale, siamo al giorno dopo e ci stiamo preparando per andare al centro commerciale. Facciamo proprio giusto una scappata. Vi faccio vedere questo vestitino, ve lo faccio vedere un pochettino meglio, che è stato uno degli acquisti, degli ultimi acquisti che ho fatto su Shein, prezzo stracciatissimo. E ve lo faccio vedere appunto adesso. Vi metto anche lo screen del prezzo, almeno quanto l'ho preso io, quindi magari potete vedere se trovate la stessa offerta, perché io l'ho preso veramente a un prezzo basso e ne vale. E è un vestito, vedete, lungo, scusate i calzini, ma adesso, perché questo vestito mi è piaciuto molto, perché a proposito di calzini sta benissimo anche con le sneakers, e io lo metterò con le sneakers, infatti, quindi per questo ho già preso i calzini. Però in realtà lo mettete con un sandalo un po' più elegante, un po' più sportivo, veramente molto versatile. E un bel denim, adesso ve lo faccio vedere meglio dallo specchio in cabina armadio. Amiche, eccoci nella mia cabina armadio, che tra l'altro vi voglio fare vedere. Abbiamo appeso questi due quadri, sono stampi di Parigi. Guardate che carina. Champs-Élysées, no, scusate, questa è Notre-Dame e questa è la Torre Eiffel, ovviamente. Ho intenzione di metterne altri piccolette, di riempire insomma tutta la cabina armadio di stampe di Parigi. Comunque ragazze, tornando a noi, questo è uno degli acquisti che ho fatto su Shein. Guardate quanto è carino questo abito lungo, praticamente jeans, è proprio jeans, tessuto jeans, è comunque elastico ed è fatto in questa maniera, ecco, vedete? È proprio lungo lungo, vabbè, qui lo devo mettere meglio,
perché in realtà questa bardella, ragazze, mi viene un po' grande, la dovrei fare accorciare. Aspettate, secondo me è molto carino. Ha questo spacco laterale, vedete? E ragazzi, io ho preso la taglia S. L'unica cosa è che andava un po' più aderente qua. Vedete, qui mi fa un pochettino di difetto. Ora, non so se chiedere se mi possono dare la taglia più piccola, che sarebbe la XS, oppure se lasciarmelo. Sono a più prudenza per lasciarmelo, perché io, come vi ho detto, sono in zona ciclo e quindi magari, ecco, così nel frattempo lo vedete per intero, ho pensato che magari potrebbe essermi utile, appunto, quando il ciclo sono gonfia, posso anche mettere un pantaloncino sotto e non mi si vedrebbe, e almeno ho un vestitino che non mi fa sentire a disagio, ma è un pochettino più carino per uscire, anche volendo per andare al lavoro, questo con un giacchettino, insomma, se non ci sono particolari riunioni, impegni istituzionali, può andar bene. Poi ragazze, ho preso un po' di altre cosine, tipo questo vestito qui. Io vi metto accanto la foto con il prezzo a cui l'ho preso, perché ho visto che i prezzi, io praticamente non so come, ma ho preso tutto a dei prezzi bassissimi. Comunque, poi c'ho questo vestitino, questo che avevo preso per l'ufficio, perché non è eccessivamente corto, molto fresco. Con, diciamo, le braccia un po' coperte. Pure questo, ragazzi, ho preso una S, sarebbe stato meglio una XS, però mi faccio dare dei punti qua, qui metterò una cinta e in qualche modo ho risolto. Ho sbagliato tutte le taglie, ragazze. Poi ho preso quest'altro vestitino, questo invece per il mare o magari per, diciamo, pomeriggio poco impegnativo. Guardate che carino, questo in tessuto effetto denim, molto largo, fa un bellissimo effetto addosso, ragazze, veramente molto bello. Solo che questo è stato un peccato, perché se avessi preso la XS segnava un pochettino più le forme e sarebbe stato meglio. E poi per quanto riguarda Shein, mi sa, ah sì, guardate ragazze, questa gonna che ho preso sempre per l'ufficio, guardate quanto è bella, ragazze, siete cadute, guardate quanto è bella, è troppo bella, molto semplice, però ragazze, questa con una canotta bianca, una canotta nera, vi fa praticamente il look molto semplice, ma adatto per l'ufficio. Bella, molto bella. E poi ragazze, qualche altra cosa ce l'ho, ma che devo mettere in valigia, perché siamo in fase di preparativi per passare qualche giorno fuori in Sicilia, ragazze, lo vedrete. Ed eccoci da Casanova. Io, ragazze, le tazze le comprerei di ogni tipo. Usciti da Casanova, siamo stati alla Feltrinelli perché cercavo un libro. Siamo al crepuscolo, bellissimo, stiamo tornando a casa, abbiamo fatto anche un po' di spesa. L'essenziale, sì, cose che servivano. Stasera c'è una cenetta, ragazze, spiziosissima, tutto merito Aurora di mio marito. Speriamo. Spiziosissima, la faccio vedere. E quindi, tra l'altro, io ho una fame incredibile, infatti ho detto a mio marito: appena torniamo a casa devi cucinare subito, perché io penso che fra un po' inizio a mangiare pure cose non commestibili. Per mantenerci nella decenza. Esatto. Il Monello è con noi, ragazzi, Sempre con noi, la croce di una vita. La croce di una vita. Grey, andiamo a fare pappa? Dai, andiamo, Grey.
Ragazze, ho rubato la scena a Rita, stasera l'ho svuotata la spesa, lo faccio io perché lei mi rimprovera di essere lento, quindi cercherò di essere sintetico. Bravissimo, vai. Crostini con farina integrale, sì. Selex, questi mi piacciono tanto a me, Rita li può mangiare e non mangiare, però... Pochi si mangiano, ogni tanto, mi sacrificherò sempre. Io per stasera, ogni tanto li posso assaggiare, non capisco... Questi sono i sacchetti che ho preso, ragazza, per conservare le scarpe. Sì, poi... noi usiamo i sacchetti freezer per le scarpe. Sì, perché sono belli grandi. E perché li congeliamo, no, scherzo. Poi per stasera, vabbè, questo era il sale fino gli ho dato. Sale fino, ragazze, lo dimenticavamo sempre, finalmente ce l'abbiamo. Io ho comprato quello grosso. Sale grosso. Per la pasta va benissimo il sale grosso. Solo per la pasta. Rucola, contorno di stasera. Rucola che richiama la preparazione che ho fatto io al lavoro. Sì, buonissima, ragazzi. Una cosa contenente sempre la rucola, appunto. Yogurt Zinil. Sì, io per le mie colazioni. Per Rita, questo perché a me lo yogurt piace, non piace. C'ho un rapporto un po' conflittuale. A me serviva per la colazione. A volte mi piace, a volte non mi piace. E un po' di pane. Pane di grano duro. Giusto? Sì, mi sembra, non mi ricordo. Grano duro, stasera per accompagnare la cena. Sì, basta? Buona serata. Sì, tutto sì. Questo per la modica cifra di 9,40 euro circa, ragazzi. Si fa pure il prezzo dello svuota spesa? Sì, devo dire, ho speso poco. Abbiamo speso poco, oddio. Ecco qui, ragazze, guardate. Involtini di... Rotolini tricolore, praticamente sarebbe bovino, carne. Carne sottile di bovino, sì, di vitellone, rucola e formaggio, qual è? Raspadura. Poi ragazze, abbiamo fatto un contorno appunto di rucola con olio aceto, cipolla tritropea e sale. Io ho messo il cetriolo e lui invece i pomodorini. Pane bruscato e buon appetito. Vediamo. Buono. Sì, non l'avevo provato mai. Il formaggio poi si scioglie bene. Rimane comunque compatto. Sì. Molto buono. Buono. Bravo. Magari ogni settimana no, c'è appunto il formaggio. Amiche, sono le 10 passate, io mi bevo questa tisana e poi vado a letto. Io vi ringrazio per essere state con me, spero questo video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione grande grande come sempre, vi aspetto nei commenti se vi va. E ci vediamo al prossimo video, amiche. Ciao!